Partono i saldi oggi, 4 gennaio, zona arancio, domani dovrete già chiudere perché torniamo in zona rossa. Insomma, la prospettiva di questi saldi, intanto partiamo con questo antipasto. Un antipasto di saldi, giusto, hai ragione nell'affermare questa cosa. Oggi partiamo, si fa per dire, perché poi in effetti poi domani richiudiamo e quindi in effetti i saldi dovrebbero partire dal 7, in effetti come lavoro effettivo, perché oggi c'è chi farà acquisti certamente, però molte persone saranno a casa proprio considerando che domani e dopodomani siamo di nuovo in zona rossa. Senti, che periodo è stato questo? Che periodo di festa è stato? Difficile, difficile davvero, è un periodo che non ci saremmo mai aspettati per tanti motivi, per quello che è stato un po' il Covid, l'anno 2020 che è stato davvero un anno nefasto in tutti i sensi. Il periodo natalizio è stato davvero difficile proprio perché siamo stati chiusi molti giorni e quindi abbiamo perso diverse giornate di lavoro, in maniera particolare un sabato in cui siamo diventati così per magia rossi in maniera proprio veloce e quindi ci siamo persi davvero dei giorni di lavoro che poi realmente diciamo si è lavorato davvero poco. Non riuscirete a recuperare, insomma, rispetto allo scorso anno? Già avete quantificato un po' di Sì, perdite? diciamo che le perdite sono rispetto allo scorso anno il paragone è proprio improponibile, proprio perché diciamo, il lavoro è stato totalmente diverso. Non solo rispetto allo scorso anno, ma proprio come periodo, perché siamo stati chiusi anche a novembre, non ce lo dimentichiamo, Certo. quindi siamo stati chiusi davvero tanti giorni e questo non ci permetterà di poter recuperare. Certo, la speranza, l'augurio è che, visto che ci sono i saldi, visto che ci sono delle ottime occasioni anche per i clienti, di poter fare gli acquisti con una scontistica abbastanza importante, niente, aspetteremo. Come dire, 60 giorni per fare un bilancio di quello che saranno i saldi, con la speranza di stare di nuovo aperti, perché qui pare si continua a dire, ma sperando che questi contagi non aumentino, di tornare a essere chiusi il sabato e la domenica di nuovo. Davvero, Si hai naviga a ragione. vista, ma è più realista, ottimista, Dario Sfoglia. La speranza, come dire, da parte di noi imprenditori è sempre, come dire, positiva perché non ci possiamo far mancare la speranza per un anno totalmente diverso dal 2020, perché questo è davvero un anno zero. E quindi siamo speranzosi per poter ripartire.